Ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo, scusate se non sono riuscita a mettere online prima questa ricetta, ma venerdì sono andata a Venezia per dare il test in informatica, che vediamo com'è andato, non lo so. E sono tornata che avevo la febbre alta, quindi insomma per questi motivi non sono riuscita a fare prima la presentazione. E questa volta vi propongo la crostata ricotta e cioccolata che mi è stata data dalla Alessia, una mia cara amica, che ha provato prima tramite la Giulia, che è un'altra nostra amica. Quindi ringrazio innanzitutto loro due che mi hanno dato questa ricetta. Ve la consiglio assolutamente perché è veramente la fine del mondo, cioè a me piace da matti, veloce, facile, poi anche comunque originale come presentazione secondo me, quindi ve la consiglio. E nella videoricetta vedrete che l'ultimo pezzo diciamo manca, ma sono riuscita diciamo ad aggiustare la cosa, comunque vedrete. Per il resto niente, non ho altro da dirvi, vi consiglio veramente di seguire il tutorial e di provare soprattutto questa ricetta perché è ottima. E oggi vi farò un'altra ricetta che vi metterò online magari la prossima settimana e niente, vi auguro un buon inizio di settimana e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Gli ingredienti per la crostata ricotta e cioccolato sono 300 g di farina, 100 g di burro, 100 g di zucchero, un uovo, una bustina di lievito. E questi sono gli ingredienti per la base, mentre per la crema servono 400 g di ricotta, 150 g di zucchero e 150 g di cioccolato fondente che poi andremo a tagliare. Allora, cominciamo con unire i 100 g di burro, che io ho leggermente sciolto per facilitarmi, ai 100 g di zucchero. Io ovviamente, come spesso, uso l'impastatrice, voi potete farlo benissimo a mano. Quindi uniamo per bene questi due ingredienti. A questo punto aggiungiamo il lievito, poi proseguiremo con l'uovo e infine la farina, che io consiglio sempre in ogni caso di setacciare. Allora, ho aggiunto anche l'uovo, a questo punto non rimane che aggiungere la farina che appunto ho precedentemente setacciato. Allora, questo è il risultato dell'impasto e a questo punto dobbiamo dividere l'impasto e usare la metà per la base utilizzando una tortiera da circa 26 cm di diametro che ho precedentemente imburrato. Se voi preferite potete usare anche la carta da forno. Quindi andiamo a posizionare circa metà dell'impasto e stendendola anche con le mani, non c'è bisogno di stenderla col mattarello, appunto nella tortiera. Allora, questo circa è il risultato della base. A questo punto passiamo a fare la crema, quindi mettiamo in una ciotola 400 g di ricotta e i 150 g di zucchero per cominciare. Nel frattempo la base potete, se volete, metterla in frigo, ma comunque non è un problema. Allora, uniamo i 105 g di zucchero e i 400 g di ricotta. Nel frattempo accendiamo il forno a 180 gradi. Allora, ho mescolato per bene ricotta e zucchero, a questo punto aggiungiamo i 150 g di cioccolato. Mescoliamo per bene e dopo è pronta la crema, che andremo a mettere sulla base di pasta che abbiamo steso nella teglia e poi andremo a ricoprire con la metà di pasta rimasta e vi farò vedere il modo. Quindi adesso mescoliamo per bene. Allora, come potete vedere la pasta ho fatto anche secondo me è molto meglio. A questo punto ho preparato la crema, io ho messo anche un goccio di sassolino, che ripeto è un liquore tipico della mia zona, a base di anice. Quindi se non la trovate potete fare con un po' di sambuca diluita con dell'acqua, se no se trovate sassolino è meglio. A questo punto mettiamo la crema sulla pasta, sulla base, e la distendiamo per bene. Poi vi faccio vedere come concludere diciamo con l'altra parte di pasta rimasta. Quindi adesso appareggiamo per bene la crema. Allora, col pezzo rimasto potete vedere che con una grattugia mi sto aiutando per diciamo appunto grattugiare. Ci sono ovviamente dei pezzi più grossi che cadono, li riprendete, li rimette insieme, non c'è problema. Voi vi chiederete, ma la pasta è morbida, però è lo stesso metodo che si utilizza con i passatelli. Quindi fatto questo procedimento, finendo tutta la pasta, dopodiché andiamo a posizionare tutta la pasta appunto grattugiata sopra la torta. Allora, come potete vedere, ho messo la pasta grattugiata sopra appunto la crema
E se vi rimangono tipo dei pezzi un po' troppo grossi e quindi li riunite, potete grattugiare direttamente sopra per appunto concludere e finire la preparazione. Dopodiché, dopo aver finito di grattugiare tutta la pasta, che mi correggo non tipo passatelli ma tipo pasta ragia, mia mamma mi ha detto di correggermi giustamente, e la inforniamo per 45 minuti a 180 gradi. Ragazzi, scusate, ma mi sono proprio dimenticata di registrare l'ultimo pezzo di quando tiro fuori la torta, perché proprio nel momento in cui l'ho tirata fuori sono stata così presa dal sentirla e tutto che mi sono dimenticata, quindi scusate. E niente, questo è il risultato, è veramente squisita, ottima, la fine del mondo, quindi devo ringraziare assolutamente la mia amica che mi ha passato questa ricetta che le ha dato un'altra sua amica. E se volete potete fare un po' di pasta in più, in modo tale da avere un po' più di pasta da sbriciolare sopra, però è a vostra discrezione. Niente, spero che vi piaccia e provatela e ci vediamo la prossima volta. Ciao!